dramma ve lo dico io oggi, ho preso il primo treno per arrivare qui, quello è proprio un dramma, e poi però dopo il secondo... Perché faceva parte di tutto quel disegno che nel percorso di mesi e mesi e mesi faceva arrivare a destinazione, perché tu lo sai che più c'è l'attesa e poi più si gusta poi il risultato. È vero, è vero, quello. Assolutamente. È allora facciamo così, dobbiamo guarda come va la Milano, guarda come va la New York e poi... Va davanti. È un mashup, okay. È una sorta di medley fatto in casa, al volo, molto al in volo. Casa. Poi ho pensato, ma perché non posso fare la stessa cosa con gli altri ragazzi? Ci sono tanti talenti che investono anche tanti soldi, insomma, nei progetti, dal punto di vista sia musicale che per quanto riguarda i videoclip, eccetera. E poi alla fine cosa fanno? Siccome non trovano nessuno che li aiuta a pubblicizzarli, li pubblicano su YouTube e finisce lì. Ho detto, ma non è giusto, è proprio brutta questa cosa. E allora ho detto, perché non diamo spazio anche a questi giovani? E così ho fatto, e da febbraio ho iniziato ad editare anche altri artisti. La soddisfazione più bella è quando praticamente appunto li vedi nel web a livello nazionale, li vedi ecco passare anche in alcune radio nazionali, cioè è una bella soddisfazione, per cui veramente mi sono sentita orgogliosa e ne sono tuttora, per cui ecco, se avete dei progetti da proporci mandateci. Pronti per l'occasione. E noi chiudiamo? Vicini, vicini!